appassionati di calcio, buon pomeriggio dal Tuppaello di Acireale, da Francesco Costanzo. È l'undicesima giornata del campionato di Serie D, girone in campo Acireale e Locri, la squadra di Carlo Breve che deve invertire la rotta dopo 4 sconfitte consecutive e oggi vuole sfruttare il fattore campo e quindi avrà di contro il Locri, che viene da un periodo un po' così dopo inizio del torneo sicuramente molto molto positivo, ma è una delle sorprese di questo campionato e non sarà sicuramente facile per la compagine granata. Dirigerà l'incontro il signor Alessandro Munerati di Rovigo, gli assistenti saranno il numero 1 Graziano Berti di Arco Riva e il numero 2 Francesco Scifo di Trento. Russo apre subito il pallone sul settore di destra dove Mattia Leotta si libera molto bene il traversone. Bellomonte, poi la possibilità per il calcio in porta da parte di Tramonte, poi Madonia mette il pallone al lato. La battuta di Savonarola in area di rigore, ancora una volta la possibilità per Peppe Madonia recuperare pallone, il traversone, Cambuzza, il miracolo è stato fatto alla rete, il gol, no, c'è fuori gioco, incredibile, gran parata di Pellegrino. Sulla respinta poi pescato in fuorigioco Gambuzza, che aveva messo la palla dentro, appannaggio della squadra del mister Scorrano con capitale libero. Serve Panitteri, occhio, punta l'avversario, si accentra Panitteri, il tiro, blocca Biondi, è pronto a battere sul versante di destra offensivo, palla che verrà scodellata a centro area. La battuta, c'è la possibilità ancora per il Locri di riprendere il pallone. Spizio dentro, Panitteri in area, Panitteri, la rete! Il gol della Locri che sblocca la contesa al 20°. L'ex Orazio Panitteri colpisce al Acireale 0, Locri 1, Panitteri, Pagano. Serie di batti e ribatti, mette palla a terra il Locri, se ne può andare Panitteri lungo l'auti di destra, vai numero 99, entra in area defilato, traversone, Biondi, la porta è vuota, calcio d'angolo, chiude Russo in corner. La battuta in profondità, la spizzica del secondo palo, attenzione, salva Biondi, tutto a regolare. Con le mani riprende il gioco la Acireale. Sfera per Madonia, bello il pallone, fuori gioco di Tramonte. Il pressing buono da parte di Savonarola, Leotta dentro per il capitano granata, Savonarola fronteggiato, si libera, Paffellotti in area, Paffellotti il tiro, e è un miracolo, il calcio d'angolo da parte di Pellegrino che salva tutto, occasionissima per l'Acireale al decimo di questo primo secondo tempo. Savonarola, il calcio d'angolo, palla che spiove, Madonia, il tiro, Madonia ancora, Pellegrino si appone in corner. Questo inizio gara per l'Acireale con un Locri un po' alle corde in questi primi 12 minuti della ripresa. Palla dentro, Tramonte, interessante, Madonia, il traversone, Leotta, il tiro, traversa, incredibile, e poi la palla spedita alle stelle da parte di Talotta, c'è anche poca fortuna per la Acireale che meritava il gol del pari. Calcio di passione da Savonarola, c'è fuori gioco, gioco ampiamente fermo prima del colpo di testa. Quindi Savonarola, c'è il momento di Madonia, dentro il pallone sul settore di sinistra per Leotta che lotta per conquistare il pallone, quindi Madonia cerca il tiro, la palla al lato di una sfanna, palla dentro, Savonarola, posizione regolare, tiro ribattuto e poi calcio d'angolo con la deviazione da parte di Pellegrino, maniera celere su Manfellotti, anticipato e colpito, calcio di punizione, doppio giallo e cartellino rosso per il numero 35 Strumbo, e game over a Tupparello, finisce qui
fischi assordanti qui in terra acese